una buona. Buona sera. Vi avevo promesso che avrei fatto una webcam. A volte non mi prometto anticipatamente senza prendere il permesso al Signore. Il Signore ha avuto la sua decisione perché ho pregato e adesso pregheremo insieme per la buona riuscita di questa webcam. Ciò che tratteremo è, secondo Samuele, versetto 14, capitolo 14, scusate. Secondo Samuele 14. E adesso pregheremo insieme. Chi è nella possibilità di pregare insieme a me, chiude gli occhi, se gli è possibile, e prega insieme a me. Non soltanto per la buona riuscita di questa webcam, ma anche per tutti i bisogni che abbiamo e hanno i nostri fratelli, sorelle, amici, anziani, tutti hanno un bisogno e noi dobbiamo essere cooperanti nella fede e nella preghiera. Mettiamoci in sintonia con lo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Santo, santo sei, Signore. Dio dell'universo. Padre Santo, stasera, oggi pomeriggio e tutto il pomeriggio fino a sera che saremo collegati con questa chat, ti chiediamo principalmente di benedire tutto il mondo intero. Tutto il mondo intero. E adesso, Padre, rientriamo nelle piccole particolarità del nostro bisogno. Il nostro bisogno è che stiamo per cercare di leggere la tua parola in secondo Samuele 14, Padre. E tu come sai, Padre, il nostro essere è vuoto, completamente vuoto. Io ho aperto la Bibbia e sono qui davanti con la Bibbia aperta, Padre, ma internamente io non ho niente, Padre. Non ho niente, proprio niente, Padre. Perciò, Padre, ti chiediamo di riempirmi. Non soltanto a me, Padre,
non soltanto me, padre, ma tutto il mondo. Grazie. Grazie, papà. È tutta la settimana che sto pensando a questo atto di questo pomeriggio, padre. È tutta la settimana che prego, padre, e tu non mi hai neanche lasciato di finire di pregare e sei intervenuto, padre, con la tua potenza, con la tua grazia, con la tua gioia, dandoci tutto ciò che abbiamo chiesto, padre. E ancora ce ne sono altre richieste, padre. Altre richieste che non ho potuto intervenire in questo video, padre. Padre, ti chiediamo di benedire tutto l'universo, dal più piccolo al più grande, gli anziani, padre, principalmente anche i bambini, padre, benedici. Benedici ancora gli orfani, benedici tutti gli ammalati negli ospedali, nei centri ospedalieri, nelle cliniche e in tutto il mondo, ove c'è un ammalato, un ferito, padre. Benedicile, Signore, che possano trovare grazia su grazia in te e in Cristo Gesù. Padre, ancora benedici le nostre famiglie, padre. Benedici tutti quelli che stanno cercando un lavoro, padre, e non possono più spamare le famiglie perché il mondo si è chiuso davanti ai loro occhi, davanti la sua strada, il mondo si è chiuso completamente, padre. Benedici le signore che possono avere un dietro fronte e ricercare la tua faccia attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, padre, perché questo è il dilemma. Chi cerca la faccia del tuo figliolo Gesù Cristo trova la vita, trova la forza, trova la potenza, padre, trova tutto, padre. Grazie, padre, infondi questo diadema a queste persone, padre, che possono rientrare in se stessi e ricercare la tua faccia attraverso Gesù. Signore, grazie, Signore, e troveranno la pace, troveranno la gioia, troveranno l'amore, troveranno la ricchezza, la potenza, in tutto, ovunque si trovano. Non hanno bisogno di sbarcare in altre nazioni, hanno bisogno soltanto di piegare le ginocchia e il cuore, far uscire dentro il suo cuore tutta l'amarezza, tutte le difficoltà, tutto, tutto, e far rientrare dentro il loro cuore la pace del tuo figlio Gesù Cristo. Solo questo hanno bisogno, non hanno bisogno di andare oltre l'oceano cercando di morire, cercando di affogare, cercando di disperarsi. Non hanno bisogno di questo, hanno bisogno soltanto di piegare le ginocchia vacillanti e il collo piegarlo in modo tale di aderire davanti ai tuoi occhi, padre, attraverso il tuo figliolo. Grazie, padre, ti ringrazio, padre, ti lodo. E per ultimo, padre, benedici me, padre. Lo so, papà, lo so che tu mi hai già benedetto, ma io voglio di più, padre, io voglio di più, io voglio di più, padre. Insegnami le tue vie, insegnami tutto quello che ho bisogno di insegnarmi, padre. Insegnami ancora a parlare le altre lingue, Signore, che io non conosco, sia il tedesco, l'inglese, il francese, il portoghese, tutte le lingue, padre. Fai che possa essere universale con la lingua, Signore, che possa comunicare con tutto il mondo, con tutto l'universo, padre. Questo ti chiedo, padre, infondi in me questa grazia, Signore, che ti chiedo. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Gloria a te, padre. Alleluia, alleluia. Grazie, padre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.
scusatemi, purtroppo un fuoco è entrato dentro di me, un fuoco inestimabile. Ho dovuto alleggerire un pochettino gli indumenti, perché quando il Signore si fa sentire, si fa sentire come un fuoco totale che rigenera tessuti, persone, cuori, anime e tutti quanto e quanti hanno bisogno. Prima di ogni cosa, cari fratelli e sorelle, ringraziamo che il mio microfono sta funzionando di nuovo. Questo lo dobbiamo dare gloria a Dio, perché è una settimana che prego per questo motivo e anche per il motivo dei bisogni di tutto il mondo. È una settimana che prego notte e giorno per questi motivi particolari, perché io ne avevo bisogno di questo microfono, perché ciò che io dico durante il filmato deve essere registrato, deve essere scritto, e non mi posso neanche prolungare svelto, perché il microfono ha bisogno del suo tempo e devo alleggerire, devo rallentare un pochettino. Facciamo che arrivi alla destinazione di ciò che siamo adesso. E poi leggeremo la parola di Dio. Nel frattempo io cerco una pagina che ci servirà dopo. Un saluto a tutti quanti che siete in visione di questa webcam in diretta. Come vedete, ho aperto dai miei preferiti. La Bibbia bilingue che vi ho mandato diversi giorni fa. Chiunque volendo può leggere da filmato, vedete? www.transcripture.com
www.bibbiaonline.com e vi viene questa Bibbia. Poi c'è scritto italiano e inglese, Giovanni 5, HTML, perché ce l'ho aperta. Ma voi, vi basta scrivere questo link, che vi faccio vedere di nuovo. www.transcripture, vedete qua, ve lo seleziono, lo copio e lo scrivo nella pagina della chat. Volendo. Vedete, sto aprendo secondo Samuele 14. Gloria a Dio. Alleluia.
sto inserendo nella pagina tutta la pagina di Secondo Samuele 14. Bene. La pagina si è presentita, la salviamo e ne apriamo un'altra. E dal primo versetto a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Joab, figlio di Seruia, Joab.
figlio di Seruia. Accortosi che il cuore del re si placava, verso Abisalom, fece venire da Tecoa una donna saggia alla quale disse: fingi di essere in lutto . Mettiti una veste da lutto . Non ti ungere con olio . Sii come una donna e sì come
una. Una. Donna. Che pianga. Da molto tempo. Un morto. Poi Joab le suggerì le parole da dire. La donna di Tecoa di Tecoa andò dunque a parlare al re. Si gettò con la faccia a terra. Si prostrò. E disse. Oh,
Re, aiutami. Re, re, aiutami. Aiutami. Ho bisogno del tuo aiuto.
aiutami. Il re le disse: che hai? Che hai? Lei rispose:
Il re le disse: che hai? Lei rispose: purtroppo io sono una vedova. Mio marito è morto. La tua serva aveva due figli, i quali litigarono in campagna e vennero alle mani. Siccome non c'era nessuno che li separasse, uno colpì l'altro e lo uccise. Ora tutta la famiglia è insorta contro la tua serva, dicendo: consegnaci l'omicida, affinché lo sappiamo, affinché lo facciamo morire, per vendicare il fratello che egli ha ucciso. Così toglieremo di mezzo anche l'erede. In questo modo spegneranno il tizzone che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra. Il re disse alla donna: va a casa tua, io darò degli ordini a tuo riguardo. La donna di Tecoa disse al re: o re mio signore, la colpa cade su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono non ne siano responsabili. Replicò il re: se qualcuno parla contro di te, conducilo a me. La donna di Tecoa disse al re: o re mio signore, la colpa cada su di me e sulla casa di mio padre, ma il re non è, il suo trono non ne siano responsabili. Replicò il re: se qualcuno parla contro di te, conducilo a me e vedrai che non ti toccherà più. Allora lei disse: ti prego, invochi il re come testimone, il Signore, il tuo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la rovina e non mi uccida il figlio.
ci fermiamo qui con la lettura, perché vedo che sto avendo dei problemi con la scrittura automatica. Mi organizzerò ancora più meglio. Voglio soltanto dire qualcosa su quello che abbiamo letto. Noi vediamo come Joab ha cercato di prendere su di giri anche il re, aiutando il suo figlio che era espatriato lontano. Cercò una donna, addirittura un'attrice buona, per manifestare ciò che non era vero, perché solo le attrici possono fare questo e altro, recitando, recitare qualcosa che non è vero, qualcosa suggerita. E Joab gli suggerì di mettersi in una situazione di lutto, cercare di piangere un po' prima di andare a presentarsi dal re, e quando era davanti al re, Joab gli suggerì anticipatamente ciò che doveva dire. Questa donna, davanti al re, si inginocchiò, si prostrò, e parlando al re, dicendo che: oh mio re, non ti infuriare per quello che io ti sto presentando, ma desidero giustizia. Due dei miei figli si trovarono lontano, non c'era nessuno, si sono date per le mani e qualcuno è morto. Ora gli altri del popolo cercano di fare giustizia tra il figlio vivo che è rimasto per ucciderlo, e altro che io possa rimanere sola senza figli. Uno è morto tramite questa disgrazia e l'altro me lo vogliono uccidere. La donna, sempre come un'attrice, piangeva, si lacrimava tutta e si dimenava tutto il corpo per fare una messa scena. Il re, commosso, ordinò che quella donna nessuno la toccasse, e per abbreviare un pochettino, perché fra poco si riempie di nuovo il microfono della pagina, questa donna replicò, dopo la grazia ricevuta ancora, che tutto quello che aveva detto lo aveva detto per aiutare il re, dando precisamente il riscontro che lui aveva un figlio lontano, espatriato da lui stesso. E dato che il cuore di Davide si era placato di quello che era successo, subito capì il re che quella donna è stata macchinata da suo servo Joab. E le disse: donna, è stato Joab a suggerirti tutto quello che mi hai detto? La donna rispose: sì, mio signore, dico la verità, è stato lui, ma per dare un riscontro a tutto l'avvenimento che era successo tra te e tuo figlio Salomone. Ora, o mio signore,
richiami il tuo figlio lontano e fallo ritornare. Abbi pietà di lui e che tuo figlio possa ritornare davanti ai tuoi occhi e vedere la tua faccia. Il Signore possa essere testimone per ogni evenienza. E vediamo come il re commosso di tutta quella storia promise di far ritornare il suo figlio Salomone, dicendo: e ben che venga, ma si metti nelle sue stanze e che non veda la mia faccia per sempre. E così sia. Suo figlio Absalom tornò. E vediamo che durante questa storia la commozione di questa donna è servita per dare un evento all'evento del re, di poter essere il suo cuore alleviato tramite Joab. Noi vediamo che questa storia può commuovere le viscere di qualcuno di noi che sta ascoltando questa storia, che la realtà della vita passata tra il re e il suo figlio Absalom. E vediamo che tramite questa storia del ritorno di Absalom ne hanno subentrato altre storie, che il re è stato trafitto da tante disgrazie e di tante difficoltà, ma non per altro, è perché tutto questo si è creato perché questo re aveva peccato. E vi ricordate con Betseba, facendo morire suo marito Uria. Noi vediamo che tramite questo peccato tutte queste disgrazie che gli capitano nella sua famiglia sono subentrate su questo argomento, che ci rende a volte consapevole che un peccato può portarne altre 100.000 a noi. Perciò quello che vi ricordo, che prima che il vostro cuore o la vostra anima sta andando verso il peccato, cerchiamo di essere consapevoli, di pensarci 10.000 volte prima che entriamo nel peccato.
per la conclusione, ognuno di noi ha un bisogno. E questo bisogno non ce lo dobbiamo tenere nascosto. Lo dobbiamo pubblicare. Lo dobbiamo esaminarlo davanti agli occhi di Dio, davanti agli occhi di Gesù, davanti a tutto l'universo, esponendolo a tutto il creato.
quando noi abbiamo un problema non ce lo dobbiamo tenere dentro, perché questo problema, tenendolo dentro di noi, non fa altro che roderci l'animo, il cuore, e ci fa stare male notte e giorno. E più lo teniamo dentro di noi, questo problema, più farà un solco nella nostra mente, nel nostro cervello, nel nostro ipitalamo. Facendo un solco sempre più profondo giorno dopo giorno, finché questo farà un scarico di tensione sul nostro corpo stesso. E dove scaricherà? Porterà una distonia. Sapete quelle distonie che l'uomo oggi che ha? Dolori del corpo, dolori atrosi, cervicale, lombare, dolori gastrici, nervosismo, tic, sapete quei tic nell'occhio, nelle guance, nel naso, o sbattere la testa da questa parte all'altra, senza essere consapevole di farlo, o fare dei movimenti con le mani come se raccogliesse del filo, girare le dita uno dopo l'altro senza che se ne accorge. Queste sono le distonie che avvengono nel nostro essere. Perciò, quando abbiamo un problema da risolvere, non lo teniamo dentro, esaminiamolo subito. Se c'è da chiedere scusa a qualcuno, o perdonare qualcuno, o telefonare a qualcuno, facciamolo subito. Perché il perdono è benedetto da Dio e da Gesù. Con il perdono altrui, cosa avviene? Avviene un perdono verso gli altri e un risanamento fisico e corporale dell'animo e del corpo nostro. Ecco perché questa storia ho voluto metterla in evidenza, la storia del re e di questa donna e di Joab, che volse aiutare il figlio del re. Noi a volte
volte noi facciamo i duri e non permettiamo al nostro cuore di perdonare gli altri. Ma questo ci danneggia a noi stessi e a tutti quelli che ci circondano sul personale problema che noi abbiamo avuto. Io vi ho accennato che il problema, quando viene, non dobbiamo andarci a dormire la sera con questo problema. Lo dobbiamo subito esaminarlo, subito, alla radice, subito. Che cos'è stato? Una discussione con il papà? Ritornare subito nei nostri passi e andandoci a chiedere perdono a papà. Perché così facendo troveremo la pace di noi stessi e tutti quelli che ci circondano. Intorno a noi. Non vale la candela tenere quest'odio scontato, dando sempre la colpa agli altri e noi dire sempre siamo giusti, perché nessuno è giusto in questa terra. Solo Gesù è stato giusto ed è morto per te e per me. Vedete come tutto il nocciolo della questione subentra sul perdonare il fratello, la sorella, l'amico, il padre, la madre, il suocero, la suocera, il nipote, il parente, stretto, largo e via di seguito, anche perdonando il nemico. Se avete qualche nemico, perdonatelo. Non è che ci dovete andare da quel nemico a degli davanti, oh, perdonami, oh, ti perdono. No, non è necessario. Non è necessario. Poi, se avete la forza di farlo, di andargli a parlargli direttamente al nemico, che poi, se l'avete trattato già male, quello vi risponderà altrettanto male e ne subirete le conseguenze. Ma se avete un nemico, anche che lui si trova centinaia di chilometri lontano, addirittura miglia lontano, voi non dovete fare altro che dentro di voi dire: padre, io voglio perdonare Tizio, Caio, Martino. Voglio perdonare il fratello, la sorella, l'amico, il padre, la madre, il nipote, con chiunque ho avuto questa discussione. Questo perdono è tra te e il Padre Eterno e Gesù Cristo. Quando tu hai
hai perdonato questa persona. In questo senso, tu ti sei placato, placata dentro di te. E vedrai che giorno dopo giorno che passerà, non proverai nessun rimorso, non proverai nessuna difficoltà. Perché il tuo cuore si è placato completamente, scontato, e non subirai dentro di te delle distonie, come vi ho detto, non perdonando. E questo dopo giorno che avviene questa distonia, farà un solco sempre più profondo finché la capsula del vostro cervello diventa piena, completamente piena. Addirittura avete giorno dopo giorno del mal di testa che non ne potete, addirittura anche che se prendete due pillole insieme, quel mal di testa non vi potrà calmare. È tutto un tratto, quando quel mal di testa vi è calmato, è perché ha scaricato la pendola del vostro cervello e l'ho andato a scaricare da una parte del vostro corpo, facendolo ammalare. Vedete come vengono le malattie? Le malattie siamo noi stessi a crearle dentro di noi. E poi qualcuno dice: e Dio mi ha castigato, mi ha fatto venire questi dolori, e Dio mi ha dato queste difficoltà, e Dio mi ha dato questo. No, no, e poi no, non è stato Dio, ma siamo stati noi stessi a crearci queste malattie. Quando abbiamo scaricato, perdonando il fratello, la sorella, l'amico, l'anziano, il parente, il papà, la mamma o qualsiasi nemico che abbiamo, noi abbiamo ristabilizzato l'armonia dentro di noi. Abbiamo uno spazio enorme dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro inconscio, nella nostra psiche, nel nostro epitalamo, è tutto libero. E possiamo includere dentro la nostra mente cose che ci servono a noi, senza dare nessuna distonia e nessun problema al nostro corpo, sia fisico che mentale, che fisico. Vedete come funziona l'organismo umano? L'organismo umano funziona in questo modo.
Vedete a volte, senza che ve ne accorgete, quando guardate la televisione, specialmente quando interrompono il filmato e vi proiettano la pubblicità, quella è un danno per il nostro inconscio, per la nostra mente e per il nostro corpo, perché ci crea delle distonie senza che ne ci accorgiamo, dandoci la sensazione di possedere tutto quello che stanno proiettando nella pubblicità. E se noi non compriamo quel prodotto o facciamo quella tale azione di quel prodotto o di quella pubblicità, o se c'è una crociera in programma, e se non andiamo in quella crociera, abbiamo delle distorie dentro di noi. Perciò il mio consiglio è di evitare, quando ci sono le pubblicità, se è possibile, che dovete vedere la televisione, obbligatorio, spegnete e riattaccate. Finito il tempo della pubblicità. Questo è il mio consiglio per avere una più ricarica dentro di voi, più libertà di sensazione psicologica, fisico e mentale. Poi, più che altro, tutto ciò che dentro di noi ci può scaricare anche subito è la preghiera, mettendosi nella situazione giusta in ginocchio e pregando a lacrime di sangue, come Gesù pregò nel giardino Getsemane. Se noi ci mettiamo in quella tale situazione in preghiera, tutto quello che noi presentiamo in preghiera non solo ci viene donato, e noi rinfreschiamo totalmente il nostro corpo, la nostra mente, il nostro cuore e la nostra anima. Vedete quante cose facciamo senza che paghiamo? Tutto è gratuito con la preghiera dello Spirito Santo. Con questo, stasera non mi viene voglia di terminare, perché il programma si sta facendo molto intenso, perché oltre alla benedizione di Dio che ci sta donando, il mio cuore si sta ammorbidendo nella sensazione del benessere totale dell'Eterno, di Dio.
con questo, miei cari, nella grazia, mi limito nei minimi particolari ciò che l'uomo può avere un vantaggio nell'essere felice in questi tempi duri e in crisi con il mondo, il lavoro e tutto ciò che ci circonda. Oggi, quando decidiamo di avere qualcosa, non dobbiamo avere delle tensioni, ma presentarli a Dio in preghiera. Quando siamo nella nostra cameretta, in silenzio, in preghiera, presentando tutto ai piedi di Gesù, tutto ciò che ci fa di bisogno. Non dobbiamo tralasciare niente di tutto ciò che ci serve. Niente, e poi niente dobbiamo tralasciare. Qualsiasi cosa che a noi ci serve, in preghiera esponiamola a Dio e a Gesù. E Lui farà il resto. E vedrete che se pregherete secondo la volontà di Dio e vi metterete nelle situazioni giuste di non marciare né a destra né a sinistra su quello che è lontano da Dio, e avvicinarvi sempre di più a Dio, vedrete la sua gloria come si manifesterà in voi. Vedrete come tutto, dico tutto, dentro di voi, fuori di voi, nelle circostanze di voi, sarete modellato nel viso, nel corpo, nell'anima, nel cuore, in tutto ciò che siete voi. E non solo sarete modellati, acquisirete sapienza come acquisì Salomone quando pregò al Tempio. Vi ricordate? Ma sapendo pregare e sapendo chiedere secondo la volontà di Dio, vedete, Salomone non chiese né oro e né argento, non chiese la morte dei suoi nemici, non chiese disgrazie altrui, ma chiese soltanto una cosa chiese. E quella cosa piacque a Dio, perché rientrava nella questione della sapienza di Dio. Chiese di avere quella sapienza e intelligenza di guidare il popolo di Dio, il suo popolo. Vedete, non chiese né oro, né argento, né la morte dei suoi nemici e neanche altre cose che potrebbero
tra virgolette, allucinarci alcuni di noi. Vedete, Dio, quando ascoltò questa preghiera così semplice, così genuina, e così come Salomone, ha avuto quella comprensione di chiedere a Dio sostegno, forza, intelligenza per comandare il popolo che lui stesso gli aveva messo ai suoi ordini. Vedete, ha chiesto qualcosa che rientrava dentro il programma di Dio e Dio ha avuto piacere e non solo gli ha dato quello che ha chiesto Salomone, gli ha dato anche la benedizione che gli ha detto, oltre a questo, dato che non mi hai chiesto la morte dei tuoi nemici, non mi hai chiesto distruzione dei tuoi vicini, non mi hai chiesto questo, non mi hai chiesto quest'altro, io ti darò quello che tu mi hai chiesto, più ti darò sapienza come nessun re dopo di te avrà, e nessun re prima di te ha avuto. Vedete come Dio benedice l'uomo quando si inginocchia ai piedi del cospetto di Gesù. E non è che dovete andarlo a cercare Gesù chissà dove, in Asia, in Africa, in America. Non dovete fare tutto questo tragitto. Assolutamente, perché ovunque piegherete le ginocchia, ovunque, anche nel gabinetto, nel cuginino, nello stanzino, nel ripostiglio, nella scala, ovunque vi piegherete le ginocchia e vi mettete comodo a pregare e lodare Dio. Il mio consiglio, prima di pregare, dare lode a Dio. Secondo consiglio, non dovete mai pregare per voi prima. Voi dovete essere gli ultimi nella preghiera. Non vi dovete domandare voi e niente per voi. Prima dovete pregare per i vostri amici, fratelli, sorelle e anche nemici. Dopo che avete pregato per tutte queste persone, allora subentrerà la preghiera per voi. E Dio se è stato commosso dalla vostra preghiera, vi benedirà oltremodo. Ora, miei cari, nella grazia, vorrei pregare per tutto quello che abbiamo detto, per tutto quello che abbiamo potuto esprimerci, secondo i versetti che abbiamo letto. Vogliamo mettere davanti ogni precetto e ogni piacere
di poter fare la volontà di Dio in ogni cosa. Se vi viene prossimo, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo momento, ti vogliamo chiedere, prima di ogni cosa, di benedire tutto l'universo, Padre. Con la tua bontà, con la tua misericordia, di benedire tutti gli ammalati in tutti gli ospedali, i centri di assistenza, nelle cliniche, ovunque ci sia un ammalato, Padre, ti chiediamo di benedirlo, benedirla e di dargli il sostegno che hanno di bisogno. Padre, ancora ti chiediamo di benedire le vedove, gli anziani, i bambini, i senza tetto e tutti quelli che in questi giorni desiderano e cooperano per la gioia, per l'amore del tuo popolo, Signore. Benedici, Signore, ancora per ultimo tutti noi redenti, come in questi giorni ci stiamo accostando attraverso il tuo figliolo, a te, Padre. Salvaci, Padre, da ogni evenienza negativa che il nemico ci mette davanti. Fai che possiamo venire a te con grande sapienza, con grande risveglio e con grande devozione, Padre. Assistaci oggi, domani e sempre in eterno, Padre. Ancora non ti dimenticare per le nostre famiglie, Signore. Benedicile, Signore, che possono trovare sostegno, amore e potenza da te e dal tuo figliolo, Gesù Cristo. Grazie, Padre, per ogni cosa. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari nella grazia, con questo vorrei concludere, non appena si conclude il microfono di registrare, sapendo che abbiamo fatto ogni cosa secondo la volontà di Dio e non secondo l'uomo, ma secondo Dio e Gesù. Con questo, cari nella grazia, sappiate discernere dal bene e dal male. Aprite i vostri occhi, aprite il vostro cuore e siate consapevoli di ciò che fate. La sera, prima di andare a letto, preghiera notturna. Non andate a dormire se mai vi mettete in ginocchio, anche lì vicino al vostro lettino, non ha importanza. Se avete vergogna, se c'è qualcuno che vi guarda e avete vergogna, andate nel vostro gabinetto, nel vostro bagno, nella vostra stanzetta privata, andate dove volete e mettetevi in ginocchio e pregate il nostro Dio, nostro Padre Celeste, dicendogli tutto quello che avete di bisogno, e durante la notte vedrete come dormirete tranquillo, tranquilla, serena, felice e sostenuta dallo Spirito Santo, come sta sostenendo questo microfono in questo momento che non smette di scrivere. Vedete, Dio dà anche queste consapevolezze che noi ci sembrano pochissime, vedete, ma lui si adopera a ogni cosa senza che noi ce ne accorgiamo. Con questo il microfono ha smesso di scrivere e io vi saluto nella pace del Signore. Vi abbraccio come faccio sempre, adesso posso con tutte le mie mani e vi cullo
come culla Gesù a me. E vi bacio, quattro baci. Uno, due, tre e quattro. Per ognuno di voi, quattro baci lanciati nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù. Accoglieteli con un sentimento d'amore fraterno, perché questo mi ho sentito di trasmettere e questo vi trasmetto. La gloria sia a Dio e a Gesù in eterno. Amen. Chiudo, fratelli.